essere qui, a partire da Francesco Tassone, che ha fatto una lettera, scusandosi, per ragioni molto serie per cui non può essere qui. La ragione per cui si è voluto fare questo incontro, fondamentalmente per costruire una rete importante di collegamenti, per uscire da questo binomio falso, delinquenza sviluppo, e cioè dire se noi siamo capaci di estirpare la delinquenza, la criminalità, è possibile che il Sud, in particolare, e la grande fattispecie, possa e debba decollare rapidissimamente. Tutti sappiamo che non è vero niente, cioè non è così. Non c'è una corrispondenza automatica fra l'uno e l'altro dei fenomeni. Sicuramente frena, su questo nessuno ha alcun dubbio. Ma che da qui però a dire che liberandoci da questa zavorra criminale noi riusciremo a decollare a livello nazionale, a livello internazionale, secondo me e secondo noi, insomma, ce ne passa, bisogna analizzare bene quali sono i presupposti attraverso cui il Mezzogiorno potrà svilupparsi. Io mi sono permesso in questo libro che ho scritto di recente, Città senza classe, ho indicato delle strade e ho anche detto che la questione meridionale non è più una questione meridionale. La questione meridionale è una questione nazionale, senza differenza alcuna dal punto di vista geopolitico, geosociale e geopolitico. Stavo dicendo poco fa, e chiudo subito, al dottor Roberto, che prenderà tra poco la parola, che magistrato della via della Procura della Repubblica di Catanzaro, abbiamo il piacere di avere qui con noi. Stavo dicendo che il fatto che in Lombardia ci fosse una ramificazione malavitosa dell'indiziato risale al 1986 l'atto parlamentare della Commissione Antimafia che appunto documentava come in Lombardia ci fossero già delle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo, nel tessuto politico della Lombardia. Io lo scrissi nel 1992 in un saggio per Franco Angeli, prendendo, non inventandolo io ho un mio scopo, un mio studio, prendendo dagli atti parlamentari tutto ciò che veniva documentato su questa commedia. Quindi tutti quanti consapevoli, non si può scoprire oggi che la Lombardia, dopo la Calabria, è la regione a più alta infiltrazione criminale nel nostro paese. Quindi, ed è per questo che noi oggi vogliamo approfondire un po' questi temi, ma non per sostenere questo binomio insostenibile, ma per cercare di trovare quali sono i progetti, quali sono le strade, quali sono le iniziative culturali, politiche, sociali, economiche, di collaborazione e di bonifica dei valori, di bonifica mentale, bonifica culturale, insisto su questo, bonifica culturale. E quindi noi oggi faremo questo lavoro e infine la nostra proposta è la seguente, semplicissima, forse troppo ambiziosa, ma ve la dico subito così che ciascuno possa riflettere e intervenire, possa pensare anche se dare un contributo o meno. E cioè noi pensiamo che nel nostro paese ci siano una miriade di associazioni contro la mafia, tantissime. L'ANCI ha anche dato indicazioni, i giovani dell'ANCI di sotto i 35 anni hanno fatto una petizione rivolta ai comuni per stabilire appunto una demarcazione contro la mafia netta. In Lombardia e nella provincia di Milano in particolare, 26 comuni hanno aderito all'invito a rendersi parte civile dei processi di mafia, di 'ndrangheta.
E poi, ma uno sfinacciamento nazionale su questo fronte, senza una linea precisa, coordinata. Allora, la nostra idea è semplice, che dice, costruiamo una rete sociale antimafia, chiamiamola antimafia nella la più ampia accezione, ovviamente. E questa rete dovrebbe nutrirsi di due o tre punti che stabiliremo. Ovviamente uno è che chiediamo a tutte le istituzioni locali, comuni, province, regioni, di dichiararsi appunto istituzioni antimafia, chiedendo addirittura delibera ai rispettivi consigli su questo, consigli comunali, provinciali, regionali, che ci sia quindi questa rete che li sostenga, che lanci, sostenga e solleciti i comuni affinché tutti i comuni prendano questa iniziativa. Due, lanciare a livello di social network, quindi mi riferisco ad organizzazioni anche internazionali che lavorano su questo campo, a una raccolta di firme su un documento che poi noi faremo circolare, stabiliremo e perfezioneremo affinché si utilizzino questi strumenti per una raccolta di firme come pressione sociale e motore di iniziativa culturale, politica e sociale appunto nel paese. Vi posso assicurare che, faccio un caso che molti di voi lo conosceranno già, esiste avaz.org che si mobilita a livello internazionale e riesce addirittura nel nostro paese a raccogliere 1 milione di firme attraverso una sola email. 1 milione di firme. Noi dobbiamo sviluppare una mobilitazione di questo genere dove si mettono insieme le strutture che oggi lavorano su questo fronte. Qui c'è il nostro collega calabrese, conterraneo, che si occupa prevalentemente, mi pare, su questa materia. C'è il giudice Negazzi di Palermo che da anni sta lavorando su questo fronte, c'è, è a capo di questa fondazione Mazzani che si batte per la trasparenza della polizia all'interno delle liste elettorali. Quindi noi abbiamo già delle esperienze che abbiamo maturato, si tratta di raccogliere tutto quello che sui territori abbiamo già e quello che bisogna costruire insieme a quelli che lavorano nel campo magistratura connessa. Ed è per questo che do subito la parola al nostro Vincenzo Ruberto, giudice della Procura di Catanzaro della Dica, qui diamo il benvenuto e la parola, ringraziamo. Grazie di questa opportunità innanzitutto. Cercherò di essere, rimanere nella stretto come dire, osservanza del tempo dedicatomi. Il vero a Milano parlare di 'ndrangheta ora sembra abbastanza semplice, perché è di queste ore la notizia della definizione del processo infinito con le urla, che cosa ha colpito? Le urla contro gli avvocati. Quest'aula riunita, queste condanne così pesanti anche in considerazione del fatto che si stava per svolgere, o meno si era appena svolto un rito cosiddetto abbreviato, che determina uno sconto di pena, pari ad un terzo. Ebbene, un giudice condanna in maniera esemplare i condannati che urlano contro gli avvocati. Questa è la notizia che è stata divulgata dai telegiornali. Ma io penso che da un lusso a questa parte si parli di 'ndrangheta, non sono neanche convinto che di 'ndrangheta si parli in maniera corretta, perché già dai lavori della commissione antimafia precedente a questa noi abbiamo proiettate due immagini della 'ndrangheta, due paragoni. Uno, il geyser, non so chi ha avuto occasione di leggerla, si dice con la strage di Duisburg dell'agosto del 2007
c'è stato lo stesso effetto di un geyser che all'improvviso sprizza questo liquido così caldo, così fragoroso. L'altra è un'immagine che tende un paragone fra Andromeda e Alcaide addirittura, che vale a stigmatizzare la potenza, l'importanza, la pericolosità della Andromeda, ma se guardiamo a tutto tondo questo paragone, ci accorgiamo che il paragone ha assai mal posto, perché l'Andromeda è molto diversa, diametralmente opposta da Alcaide. Alcaide, se esiste questa organizzazione, è un'organizzazione terroristica che incontra il terrore, che quindi dà clamore, l'Andromeda è esattamente l'opposto, è un'organizzazione silente, pervasiva, pervicace, che avvolge tutto e sta avvolgendo il nostro paese, non solo il nostro paese, come purtroppo stiamo verificando, specie in questi ultimi anni. Io penso che il dibattito mediatico sull'Andromeda sia veramente quanto di peggio c'è in questi anni, anche perché non si riesce neanche a spiegare da dove viene il termine Andromeda. Dicevo prima, ricambio la cortesia della citazione a chi mi ha preceduto, che si parla di Andromeda in maniera assai approssimativa. Andromeda è innanzitutto l'etimologia del termine Andromeda. Andromeda viene da Andromeda, dal vero, che significa uomo diritto. E già questo è il primo imbarazzo che occorrerebbe cercare di spiegare, perché un'associazione criminale etimologicamente ha una contraddizione con se stessa. L'uomo diritto non può essere un andranghetista, perché l'accostamento andrangheta a uomo diritto è un non senso. Ebbene, questo dall'etimologia forse abbiamo una spiegazione del perché l'andrangheta sorge, perché l'andrangheta, secondo quelle che sono le spiegazioni più importanti dal punto di vista antropologico, sociologico, è un fenomeno che origina alla protesta dei braccianti agricoli contro i feudatari, che i braccianti agricoli sostanzialmente nominano quali propri rappresentanti per sfidare i patronati delle persone che dovevano essere per l'appunto virili, forti, in grado di raccogliere le istanze della base e ribaltarle rispetto a coloro i quali venivano sfruttati. Io faccio immagine in una zona bellissima, è la piana di Sibari, penso che qui vedo tanti, sento tanti dialetti a me tali, e quindi forse la si conosce. Quella zona, per esempio, è funestata dalla liquirizia, che è una radice infestante che sostanzialmente privava gli stessi contadini della possibilità di stare sostentamento dalla terra, perché la liquirizia infesta è incompatibile con qualsiasi genere di cultura, e i contadini dovevano vivere di liquirizia, che quindi i feudatari estirpavano, si limitavano a estirpare, lasciavano essiccare e poi portavano a pescare dove c'era la falda, stavo dicendo un lapsus. Ebbene, gli ingrandetisti, secondo questa ricostruzione, dovevano opporsi a padrone della liquirizia. Soltanto che ben presto l'opposizione diventa una collusione e conseguentemente quel fenomeno, che doveva essere di tutela di più, concorre allo sfruttamento dei più da parte di un oligopolio che è selezionato, formato con potere, con arroganza, con tecnica dianghetistica, mafiosa. Questa è l'origine dell'Andromeda. E vedete, questa collusione con una classe dirigente che evidentemente non rappresenta la base è la spiegazione più triste ma più efficace del perdurare del fenomeno andranghetistico. Non possiamo non considerare che se c'è una pervasività del sistema andranghetistico, se l'andrangheta oggi controlla molto, troppo, è perché non c'è una rappresentanza corretta, non c'è una classe dirigente che rappresenti la base. Quindi dobbiamo partire da alcuni punti che sono assolutamente
cioè dall'aria diventano monoparassitari. Cioè un monoparassitario significa che c'è la proliferazione dei meno rispetto ai più. Quando si arriverà a questo convincimento, e cioè del pregiudizio che si arreca allo sviluppo, mai più in senso lato considerati, per privilegiare i meno, allora avremo una prima importante conquista. Ed è, come dire, questo è un dato che sta prepotentemente emergendo, perché quando un'indagine come il processo infinito, ma c'è il processo in questi ultimi tempi che si sta contemporaneamente svolgendo presso la Procura di Reggio Calabria, il processo cosiddetto crimine, dimostra un'organizzazione pervasiva, invasiva rispetto a tutto il territorio nazionale, ma anche all'estero dell'Andrangheta, allora ci si rende conto del pregiudizio che si sta arrecando ai più e di quanto i più debbano sentire forte il pregiudizio arrecando o arrecato dagli indagatisti. E allora la cura rispetto a questo problema qual è? La cura è sicuramente addivenire ad un serio contrasto delle collusioni tra classe dirigente e indagatisti, perché questo secondo me è il problema di fondo. Noi siamo servitori di uno Stato che ha sconfitto in pochi anni il fenomeno eversivo terroristico. Perché cos'è l'eversivo terroristico? Andrangheta non è eversivo, Andrangheta è collusione, Andrangheta come una prostituta dove si va di notte ma si avvita di giorno frontale. Questo è il punto fondamentale. E però questa collusione io non penso che ci sia un sistema normativo serio per contrastare. Dobbiamo fare due conti, cercare, io cerco di parlare in maniera che possa essere compreso. Io faccio l'operatore di diritto di una terra che è la mia terra e vi posso assicurare che sto per dirvi dei dati che sono dei dati oggettivi. Perché il magistrato, secondo me, deve evitare di fare proselitismo, deve evitare di diffondere il proprio.